Tempo che ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo video chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi, ma anche perché oggi sono stata in palestra, ho fatto tante belle cose. Devo dire la verità, non avevo voglia, non ne avevo voglia, però le ho fatte lo stesso. E soprattutto mi ho preso un po' l'inquadratura un po' storta, però vabbè. Non so per il telefono, mamma, come dico io, boh, vabbè. Niente. Aspettate, che lo scendo un po'. Scendo un po' verso di me. Non troppo, ma appena, ok. Bene, va. Sì, forse così va bene. Vabbè, scusate, potevo farlo più. È il bello della diretta, che fa. L'inquadratura poteva starci meglio prima, però vabbè. Allora, sono col cavalletto, quello da terra, non so se voi lo vedrete, ma non credo, perché ho il telefono sul cavalletto, quello dal tavolo, ma ho il cavalletto quello da terra, da appoggiare su, per terra, e con la camera, con la fotocamera migliore. Non è una fotocamera qualunque, è quella dall'iPhone che registra con la macchina posteriore e non frontale, perché credo che si veda molto meglio e si capisca molto meglio quello che uno dice. Non lo so, magari in post riproduzione vedrò che cosa ne è uscito fuori. E come dirvi, almeno così non vedo, non mi distrago troppo, perché non c'ho né, non vedo notifiche e né nulla, che se ne vedo dall'altra parte dello schermo, perché sta lo schermo del telefono dall'altra parte, però vabbè. E niente, allora, che dire? Oggi ho fatto un sacco di cose, cioè sono stata al centro aggregazione e ho fatto un sacco di cose, cioè abbiamo parlato con la mia educatrice, la mia amica educatrice, non è proprio un'amica, ma un'educatrice, però io dico che è un'educatrice, perché preferisco meglio dire così. Vabbè, non accettano tutti che io stia facendo questa cosa, però mi piace dire, è come un diario per me YouTube, parlo di quello che mi pare. E nulla, a proposito, oggi ho fatto questo trucco, molto bello, e mi piace da matti. Ciao. Quindi ragazze, aspettate, voglio vedere se sta registrando, aspettate un attimo. Non vedo una mazza da qui, si sta registrando, scusate, ma ogni tanto devo controllare che non veda sia fuoco che stia registrando. Comunque sì, mi tolgo gli occhiali perché così non si vede bene, non mi si vede il riflesso degli occhiali, che so che dà fastidio, non so a quanti, ma va bene lo stesso. Tolgo gli occhiali e il gioco è fatto. Allora, no, il gioco è fatto nel senso che così non vi dà fastidio con il riflesso dei miei occhialetti. Oggi ho fatto la mia tabella, anzi, dovevo fare la tabella di tutte le settimane per capire come mi comporto io a casa, ma non solo, come mi comporto ovviamente in generale con le persone, eccetera. Ebbene sì, ragazze e ragazzi, a me piace socializzare, ma non più di tanto, però. Sì, socializzo, però non è sempre. È vero che sto sempre chiuso in casa, ma le più delle volte, quelle poche volte che esco di casa, mi porto il telefono appresso, ma non blocco. Dovrei appunto vloggare più spesso e cercare di essere più attiva. Ma vabbè, niente. E quindi, ragazze, scusate se non guardo voi, guardo per terra, ma sono un po' scomodina questa parte qua, sono molto scomoda a fare il video guardando non così, ma verso sì, lo so, cioè, allora, voi mi vedete dal basso, ma io dovrei essere più, boh, vabbè. Comunque, ora vi metto gli occhiali perché non vedo la mazza. Sì, allora, spiegate meglio, mi spiego meglio, se io mi metto l'attrezzatura della registrazione così non mi distrago facilmente. Infatti, io lo sapevo, se metto il telefono così mi
mi distraggo facilmente, dovrei essere più obiettiva guardarmi nello specchio del telefono, cioè non nello specchio, nel buco del telefono, della telecamera, ma mi distraggo di continuo, vabbè, dovrei continuare a guardare lì. Vi stavo dicendo, ho fatto delle tabelline, sì, ciao, una tabella, cioè non tabella, come dire, una schemina, una schema che dovrò continuare domani con l'altro al centro nuovamente di aggregazione per far sì che mi sistemo tutta la mia routine di tutta la giornata e non solo di ogni mese e forse anche di ogni anno, in modo tale che quando non vi sarà più mia nonna, speriamo più tardi possibile, quando non ci sarà più lei, potrò abbastanza capire bene come funzionano le cose quando uno abita da solo, perché non credo che avrò mai la possibilità di stare da sola, a meno che non qualcuno non mi aiuta da non so dove, non posso fare oltre, ragazze. A meno che non ci sia qualche associazione che mi aiuta sia psicologicamente, come stanno già facendo in tanti, oppure in tante, quelle poche persone che ho a fianco a me, non è solo i miei zii, ma c'ho anche altri, che mi aiutano soprattutto a, come dire, sia vabbè, finanziariamente, c'ho mio zio. Perché lui, non vi dico cos'è, perché ve lo posso anche dire, lui è il mio tutore, però c'ho anche persone che mi aiutano. Quindi, sì, voi direte, là perché fai video su YouTube se non puoi farli? Sì che li posso fare, volendoli. Anche disabili, non disabili, o diversamente disabili, possono fare video su YouTube, c'è posto per tutti su YouTube. Quindi, ho sentito dire che anche, vabbè, gli autistici fanno video su YouTube. Non vedo perché non ci sia posto anche per me che sono un po', anzi, un bel po' disabile, anche psicologicamente e fisicamente, però questo non vuol dire che non devo essere, come dire, estranea a YouTube, ovvero che devo, si può dire, sì, che non devo per forza stare lì a spiegarmi ogni cosa che faccio su YouTube o che non faccio, come per esempio perché fai video su YouTube se non ce la puoi fare, perché fai video qua, perché fai video là. Ragazzi, non fate problemi, non volete vedere i miei video, non vi piacciono, non li guardate, oppure vi sto sulle palle perché c'è quale motivo. Pazienza, continuerò lo stesso a fare video, non è il mio problema, non è il mio problema. Quindi perché mi dovete angosciare? Voi a voi stessi e voi a me, quindi io continuerò a fare video lo stesso. Vabbè, non voglio dare troppa visibilità che non sono merita, cioè come per esempio sapete di chi parlo. Chi vuole chi ha occhi per capire capisca. No, aspettate, com'è che era? No, chi ha occhi per intendere intende. Occhi, orecchie, volevo dire, vabbè. La palestra mi fa un po' fusa. Però psicologicamente già ci sono, sto parlando come quindi vuol dire che riesco qualcosa a dirla. Quindi non so come titolare questo video, chiacchiere non credo. La giornata in palestra mezza fusa, forse lo titolerò. Sì, la mia giornata in palestra mezza fusa. Perché sono fusa un po', ma perché la palestra un po' mi stanca, ma mi fa stare bene. Non benissimo, perché un po' mi innervosisco per cose che non ce n'è bisogno, quindi va bene, no comment. E questo è quanto. Poi, per quanto riguarda invece i miei social, sto bene, anche da quella parte lì mi diverto un casino, un sacco. Giuringiurello, non ho niente tra virgolette, Giuringiurello perché adoro Instagram, TikTok, ma prima di tutto la mia, come dico alcune, la mia piattaforma, dico alcune perché non so quante ce ne sono in tutto YouTube, che la sua piattaforma preferita e resta come per esempio per me preferita è YouTube. Anche per me YouTube è la mia piattaforma preferita e adoro perché sì, ragazze, perché mi fa stare bene, posso dire tutto ciò che penso, non tutto tutto, ma alcune cose sì. Quindi
quindi non credo che me ne andrò mai da YouTube, a meno che non qualcosa non cambia, ma spero di no, ovviamente. Ciao. E niente, questo è quanto. Quindi, che dire, io al prossimo video restate sintonizzati perché vi farò il video, come si dice, come che era? Ah sì, video del mio canale, scusate, sono un po'. Stavo concentrato su un'altra cosa che non c'entra, una mazza con quello che volevo dire, però vabbè, ci siamo capiti che tante volte io svalvolation, come suol dire, come si suol dire qua su YouTube. Sì, allora vi devo fare il video che regali il mio compleanno in ritardo, ma lo faccio, anche se siamo quasi a Natale, ma a dettagli, va bene lo stesso. I regali sono arrivati, sono pochi ma sono buoni. Alcuni ve li ho fatti già vedere. Ma vi faccio sapete perché faccio video spezzettini di regali? Perché uno sono stati gli acquisti che avete già visto e l'altro sono video di acquisti che ho fatto vedere quando mia zia mi ha regalato un giubbotto che già mi vedete ogni tanto, quasi sempre nelle mie fotine di Instagram. E poi altri che mi sono stati fatti regali. Pensierini più che altro del mio cuore, anche del cuoricino di mia madrina. Ciao madre, se vedi questo video, ciao, ti saluto. C'è una busta, che stavo parlando? No, vabbè, fusa proprio. E allora, c'è una bustona, anzi, fucsia, dove dentro ci sono dei regalini troppo cute, bellissimi, adoro. E niente, io vi aspetto a un prossimo video e ci vediamo dopo. Ciao. Ah, un bel like di supporto. Attivate la campanella, iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Ciao, a dopo. Vediamo se mi riesci di alzarmi. No, non di alzarmi. Ok. Aspettate. Ok, chiudo. Ciao ragazzi.